una vita un po' inquieta. Ho una sorella che è di un altro pianeta, un astronauta che ogni tanto è mia madre, e un ragazzino che di fatto è mio padre. Bam! Un colpo a Luna Park e cartoni animati. Con un trapianto addosso un altro cervello, e c'è qualcuno che non lo trova bello. Testa! Sono fuori di testa, ma ho tanti pazzi amici e mi va bene così. Video sfida. Bene, ecco un profilo su cui le ragazze si getteranno a capofitto. Master Craig, ballerino e rapper professionista, luogo di residenza Funky Town, questa non se la beve nessuno. Dillo alla ragazza della Mongolia che mi ha appena scritto. Chiamami se passi da Ulaanbaatar. Ti ha anche fatto il segno dell'occhiolino. Craig, mi hai dato un'ispirazione. Lo so. Dirò a tutta la chat che ho inventato il gioco del calcio. Ti hanno risposto. Cocco, sei veramente un bugiardo. LOL. LOL, si fa un mucchio di risate. Alla faccia tua. Beh, se io sono un bugiardo, tu sei un super bugiardo. Come risposta può andare, no? Ma cosa sono quelle abbreviazioni? Cerchiamo di scoprire chi è il bugiardo. Oh, è un cafone dell'Idaho. Donny Ironside, cattivo e straordinario. Per favore. Tu sei un pagliaccio, Donny. Diamo un'occhiata ai video che ha messo online. Ciao, sono Donny Ironside e questo è il mio gelato acrobatico. Ridicolo. Oh, lo conosco questo numero, però non lo fa bene. Quando si batte il sedere si deve anche esplodere. Ecco, avete visto, ragazzi? Ok, lo terrò a mente. Dobbiamo fargliene una talmente grassa da non fargli più dimenticare Master Craig e Jim Malizioso. Già, potremmo iscriverlo a un sito di incontri per pensionati. No, Craig, ho in mente qualcosa di meglio. Prepariamogli una presa in giro su video. Ah, sì, la pagella. Non so proprio perché la gente se ne preoccupa tanto. Io li capisco bene, ho le mani sudate e sto tremando. Vediamo. A più, a più, a più. Eccellente, eccellente. Oh, sono molto buono e lavora bene con gli altri. Oh, e adesso cosa faccio? Io dovrò andare ai corsi di recupero. Ti prego, evita di parlare per un minuto, Becky. Sono in piena crisi. C'era una volta il bambino più grande del mondo. Mangiava cibo per bambini e al posto dei pantaloni aveva i pannolini. Si chiamava... Ciao, sono Donny Ironside. Il vostro bimbo bugiardo. Mè. Colleziono bambole, porto... Oh, me la sono fatta addosso. Jimmy, questo... Mongolia dice che non si divertiva tanto da quando Attila ha conquistato il mondo. La rete è fantastica. Possiamo prendere in giro gente come Donny Ironside, senza preoccuparci di niente. Jim Malizioso, Mr. Craig. Ciao, sono Donny Ironside e questa si chiama Pessima giornata per due perdenti. Congelato alla crema. Oh! Ah, Becky, vedo che sei un po' turbata. Niente paura, posso sistemare le cose con tutti i tuoi insegnanti e in pochissimo tempo. Signor Roberts, le ho portato dei biscotti. Robin, in questo momento sono impegnato. Non fa niente, è una cosa importante. Ecco, ho avuto un molto buono e lavora bene con gli altri sulla mia pagella. Forse dovresti imparare qualcosa in più sull'argomento. Cosa? Io lavoro bene in mezzo agli altri. Non è vero, Becky? Diglielo. Beh, perché non me lo provi? Lavora per qualche giorno qui nell'ufficio consiglieri. Va bene. Becky, da quanto vedo sembri morire dalla voglia di esserci anche tu. Questo piccolo impegno potrebbe aiutarti ad alzare un po' la media dei tuoi voti. Ok. Brava la mia ragazza. Ora... Se volete scusarmi, ho una riunione molto importante tra il resto dei biscotti e il mio stomaco.
fatto a trovarci? Tutte le informazioni sul profilo erano false. Beh, in un video avete gridato la Greater Burbank Junior è grande. Cosa di cui dubito fortemente. Che diavolo vuoi da noi? Ma niente, ragazzi, solo far vedere al mondo che siete due falliti, oh no? Ciao, come butta? You and me, Faceplace, sono Donny Ironside e questi sono due imbecilli. No! Oh! Ehi, ma che fai? Hanno preso in giro i miei video perché non hanno idee loro. Quanto? Ah, sì. Vivere nel mondo delle fate. Senti, te lo proveremo. Faremo un video miliardi di volte più bello di quelli che fai tu. LOL, anzi MRSPDQR, mi rotolo sul pavimento da quanto rido. Fammi un primo piano. Craig e Jimmy Roberts sfidano qui Donny Ironside. Entro 48 ore gireremo un video talmente bello da essere il più cliccato su You and Me Faceplace. Craig, sei pazzo? Sì, come no? E se dovessimo fallire, tutta la rete potrà prenderci a pernacchie. Cosa? Ogni giorno, per il resto della nostra vita. No, ragazzi, sta... Non faremo mai marcia indietro. Rinunciamo alla protezione della società. E ci metteremo al servizio di Internet. Se volete trovarci... Qui ci sono i numeri di sicurezza sociale, i nostri indirizzi e anche la foto del nostro nascondiglio preferito. Ok, bene, d'accordo. 48 ore. Sono a casa di mia zia, ragazzine. Ci vediamo. Craig, ma che ti è venuto in mente? Non lo so. Ad un certo punto la situazione mi ha preso la mano. E che cosa facciamo? Non ne ho idea. Ciao, sono Donny Ironside e ho un nuovo pezzo. I miei amici Jimmy e Craig. Ok, ragazzi. Jimmy e Craig, questi due polli vorrebbero far meglio di noi. Promettono un video in 48 ore, ma presto verranno a farci da cameriere. Spasseranno per terra con la loro tutina. Sai che figura su You and Me Faceplace. Niente paura, Jimmy. Sono al tuo fianco. Cosa combino adesso? Ho solo 42 ore per farmi venire un'idea. Io un'idea ce l'ho già. Prova a legarti un razzo addosso. Un successo garantito. Chiudi gli occhiucci, Ali. Ho una sorpresina per te. Questo sì che è un ottimo risultato! Ragazzi, è una crudeltà far vedere certe cose a Jimmy. Finirebbe a pezzi. Lui non è un cartone animato. Ok, ma si divertirebbe lo stesso. Jimmy, un numero perfetto. Andiamo allo zoo, entriamo nella gabbia dei leoni e ci mettiamo a camminare in mezzo a loro con... potremmo... Forse con gli gnu. Avanti, che ne pensi? Ehi, ci sono. Paracadutiamoci in una vasca piena zeppa di scorpioni. Jimmy, io ho paura di volare. Poi, insomma, quanto ci costerebbe? Mettiamo mezzo dollaro a scorpione? E la vasca profonda almeno 4 metri. È più sicura. Siamo fuori budget. Sì. Attraversando cerchi di fuoco e una vasca piena di piranha e un mulinello di spade affilate. E non basta, saremo legati. Ehi, ragazzi, c'è una festa nella mia strada questo weekend. Vi andrebbe di venire, sempre che non siate già morti. Ehi, possiamo anche sopravvivere. Se è così, sarete gli ospiti d'onore. E se no, vi faremo il funerale. Mi raccomando, non mancate. Yeah! Jimmy, diventa... Ok, dunque, il mio lavoro è questo. Uno degli studenti, diciamo Becky, mi espone un problema. Allora, Becky, che è successo? Mi sono rotta una gamba. Beh, per quello c'è l'infermeria. Usiamo un problema che hai davvero. Allora, la matematica, per esempio. Perché vai male in matematica, Becky? Non lo so. È difficile? Sì, è difficile. Tronchi d'albero, perché, ricorda, non c'è spazio nella società per chi non conosce almeno un po' di matematica. Visto? È facile. Ho capito. Allora,
E lei mi appioppa subito un eccezionale. No! Quello continuerò a farlo io. Voi scriverete qualche lettera di raccomandazione per i corsi estivi. Vanno spedite entro domani. Signore e signori, siete pronti per l'impresa più pazzesca mai tentata su questo pianeta? Ma che dico, nel sistema solare? Sei nervoso, Jimmy? Sai, ti resta ancora un po' di tempo, puoi sempre scegliere il razzo. Ah, Golly, no! Smettila di tentarlo con quell'aggeggio! Che ne dici, Jimmy? Se lo vuoi, sbrigati a prenderlo perché la miccia è più Sto bene così. Concludo dicendo che sarà un esercizio assurdamente pericoloso. Sei pronto? Sì, se lo sei anche tu. Cosa diavolo stanno aspettando? Chiacchiere, Master Craig e Jim Malizioso. Biglietti per il Messico. In fretta. Andiamo. Un taco, por favor. Craig? L'autobus parte solo fra due ore. Lo so. Mi preparavo per la nostra nuova vita. Sono pronto. Ma onestamente, non credevo di dover aspettare tanto per andarmene. Al tuo posto. Ci mancava. Ciao, sono Donny Ironside e questa è due polli chiamati Jimmy e Craig. Cosa? Ciao, mi chiamo Jimmy. Mi piace fare dei video finti ed essere un vigliacco. Jimmy, e in più mi puzza l'alito. Ma di che sto parlando? Guarda, c'è un messaggio della tua amica. Beh, c'è ancora qualcuno che mi ama. Craig, la mia gente ha conquistato l'Europa a cavallo. E tu hai paura di fare un saltino su qualche pesce. Mi dispiace, abbiamo chiuso. Oh. Ehi, su, non te la prendere. Quando saremo su una spiaggia a Guadalajara ti passerà. Ok. Noticias America. Dos niños muy locos, Master Craig y Jim Malicious, dicen a sus amigos que son valientes, pero en realidad son unos cobardes porque corrieron como un perro con las colas entre las patas. Muy mal, niños. Muy mal. Adiós, Guadalajara. Dove possiamo andare adesso? È tutta colpa tua! Colpa mia? Sei tu che hai avuto l'idea di fare un video contro Donny o sbaglio? Aspetta! Mi è venuta un'idea. Quale? Sta a sentire. Entriamo a casa della zia di Donny. Prendiamo il suo computer e mandiamo a tutti i messaggi imbarazzanti dalla sua casella su You and Me Faceplace. Oppure, se è lì, possiamo provare a farlo ragionare. Con lo storditore di sonni. Mamma, quanto ci hai messo a dire questa battuta? Aspetta, visto che è gratis. Erin Bishop vuole andare al campeggio spaziale, Adam Reed sotto la crosta terrestre. Come faccio a ricordarmi di tutto? Non lo so. Non ne posso più, sono troppi! Quarterback, trombonista... Chi è l'uno e chi è l'altro? Non lo so. Sono quasi sicura che il nome di un quarterback possa essere Larry Wasserman. Santa polenta, mi dispiace davvero, Jimmy. È stata... Ma non è ancora troppo tardi per accenderlo e risolvere il tuo problema. Ehi, ragazzi, benvenuti alla festa. Com'è andato il video? Beh, non l'abbiamo girato, ecco. Via dalla mia proprietà.
cosa avete combinato? Non sono stato ammesso ai corsi estivi di musica. La vostra lettera mi descrive come una specie di pagliaccio. Calmati, scusa, com'è che ti chiami? Larry Wasserman. E la mia vita è rovinata. Sono così triste da non riuscire più nemmeno a suonare il mio trombone. Ok, è colpa mia. Ho confuso qualche lettera di raccomandazione, ecco. Mi dispiace molto. In testa? Come posso farmi perdonare? Dimmelo. Puoi scambiare la tua pagella con la mia? Non potrei solo cambiare tutti i tuoi voti con una A. No. Hai scelto corsi molto più difficili dei miei. E voglio il tuo stesso curriculum. Ok. Non posso farti scontare i miei errori. Complimenti, Robin. Questo sì che si chiama lavorare bene con gli altri. Congratulazioni. L'esame. Di che sta parlando, signor Roberts? E da quanto tempo era chiuso lì dentro? È stato tutto uno stratagemma, capisci? Vedi, Larry è un giovane attore. E non studia affatto. Ma cosa? Sì, e poi nessuna delle 1200 lettere che hai dovuto scrivere era vera. Era tutta una commedia. E io ti ho fatto studiare la materia per tutto il tempo. E potrei aggiungere... con successo. Oh, a proposito, ottimo lavoro, Becky. C'eri di mezzo tempo solamente per darmi una lezione. È pazzesco! E lei è un pazzo! Certo, ma sono felice di cambiare la tua valutazione di lavora bene con gli altri con un bel eccezionale. Tesoro? E va bene. Sembra che non ci sia nessuno. Bene, bene, bene. La gatta è arrivata al lardo giusto in tempo per lasciarci lo zampino. Donny, siamo qui per chiederti un favore. Ne abbiamo viste troppe, non vogliamo farti da servi. Ah, certo, ho capito. Ok, già che ci siamo, ecco $1000, le chiavi della macchina di mia madre e un rifornimento a vita di calci sulle orecchie. E allora beccati lo storditore! Sei proprio un pollo. Guarda come sono stordito. Accidenti! Scappiamo, scappiamo, scappiamo! Ragazzi! Di qua! Via, 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 via! Riusciamo a battercela. Potremmo andare a vivere con i Masai in Kenya. Perché non hanno internet? E nemmeno le montagne. Eccovi qua, pollastre. Siamo alla resa dei conti. Fermo dove sei. Ti spruzzo questo in faccia. Non abbiamo mai ricevuto. Siete pronti a farmi da servi, eh? Nella lattina non c'era una bevanda, c'era dell'energia! Craig! Craig, aggrappati! Ti ricordi che avevo detto sul volo? E questo si chiama essere i migliori. Loro sono i miei amici. Guarda, c'è anche la mia ragazza mongola. Ciao, Craig. Ciao. Allora.
Allora, hai visto, Dolly? Gli umani possono volare proprio come noi. Sì, tu non capisci niente di niente, Dolly. Giochiamo con la mia vergine di Lorimbo. Ehi, dov'è Donny? Bueno, tenemos aquí un escándalo de Jim Malicious. Él y Master Craig han regresado, pero esta vez han hecho las cosas bien. Además, se burlaron de un niño insoportable. ¡Bravo, Master Craig! ¡Bravo, Jim Malicious! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Gol!